La maglia rosa non è solo il simbolo che celebra i grandi campioni che hanno l'onore di scrivere il proprio nome sul trofeo senza fine. La maglia rosa è entrata nella leggenda perché è un premio che nell'arco delle 3 settimane può essere indossata dai giovani talenti come Filippo Ganna e allo stesso tempo può tramutarsi in un premio alla carriera come è accaduto ad Alessandro De Marchi. Vedere il rosso di Buia vestire la maglia rosa non è un riconoscimento solo alla sua tenacia, al suo carattere e alla sua classe, ma è una vittoria per tutto il ciclismo italiano. Un successo per coloro che hanno fatto della pazienza, della passione e dell'umiltà i propri punti di riferimento. Quella maglia rosa indossata da Alessandro De Marchi è un riconoscimento al lavoro di tutti quegli appassionati che scelgono di crescere i giovani talenti senza chiedere loro di vincere subito. Una affermazione per tutti quelli che lavorano in silenzio, senza raccogliere coppe, titoli e medaglie, ma che lo fanno per il bene dei nostri ragazzi, per dare loro l'opportunità di esprimersi al meglio quando saranno nel ciclismo che conta, quello dei professionisti. Senza bruciarli e senza imporre loro delle pressioni insopportabili, ma modellandone il carattere giorno dopo giorno, chilometro dopo chilometro. Definire Alessandro De Marchi il Rino Gattuso del ciclismo è riduttivo. Significa cogliere solo una parte del suo carattere, della sua voglia di pedalare, della sua umiltà nel mettersi a disposizione della squadra e di andare in fuga ogni volta che ne ha l'occasione. Dimenticarsi che lui è uno di quei professionisti che nell'epoca dei baby campioni non ha avuto fretta di maturare e si è fatto largo senza sgomitare, ma solo grazie alla sua professionalità e a suon di grandi prestazioni, significa non capire l'essenza e il valore di questa maglia rosa. Signori e signore, questo è Alessandro De Marchi, il rosso di Buia, un punto di riferimento per tanti, un esempio per i più giovani.